La sospensione è l'insieme delle componenti meccaniche che collegano il telaio di una vettura alle ruote ed è un elemento fondamentale per garantire una buona tenuta di strada e di conseguenza comfort di guida e sicurezza. Insieme ai freni e agli pneumatici rappresentano il cosiddetto triangolo di sicurezza e la loro corretta interazione permette un'efficace tenuta di strada. Avete mai provato a guidare un go-kart? La sensazione provata è quella di una continua perdita di aderenza con l'asfalto. Questo perché i kart sono sprovvisti di sospensioni e le forze generate e le regolarità del manto stradale vengono scaricate totalmente sugli pneumatici. Uno degli elementi fondamentali per ridurre le oscillazioni della sospensione è l'ammortizzatore, che insieme alle molle elicoidali garantisce il contatto dello pneumatico con l'asfalto, riduce le vibrazioni nell'abitacolo ed attenua le brusche reazioni di accelerazione e di frenata. Gli ammortizzatori, come qualsiasi sistema meccanico, sono soggetti ad usura, quindi è opportuno farne verificare l'efficienza periodicamente dal vostro meccanico di fiducia. Possiamo dire che in condizioni normali il controllo degli ammortizzatori è consigliato ogni 30.000 km, mentre la loro sostituzione ogni 70-80.000 km. Naturalmente sono solo dei riferimenti, in quanto la vita di ogni ammortizzatore varia in base alle strade percorse, alla tipologia di guida e molte altre variabili. La cosa importante è che vengano sostituiti sempre entrambi gli ammortizzatori sullo stesso asse. Come possiamo capire che il nostro ammortizzatore è scarico e non lavora più correttamente? Durante la guida i segnali sono chiari: scarsa tenuta di strada, spazio di frenata più lungo del solito, usura eccessiva degli pneumatici e più in generale la diminuzione del comfort dell'abitacolo con strani rumori e oscillazioni anomale. Molti automobilisti trascurano la loro manutenzione, ma dovete prestare molta attenzione perché senza una perfetta tenuta di strada la vettura può diventare pericolosa anche a basse velocità. Un ammortizzatore scarico inoltre produce molte vibrazioni che consumano prematuramente altre componenti meccaniche come i cuscinetti di rotolamento, i giunti differenziali e anche gli pneumatici, riducendone performance e durata. Un semplice test per verificare l'efficienza della sospensione è provare a spingere verso il basso la carrozzeria in prossimità delle ruote, agendo con forza sul cofano o sul baule. L'escursione non deve essere eccessiva e le oscillazioni devono smorzarsi subito. Accertatevi che durante la sostituzione vengano cambiati i dadi autobloccanti, le coppiglie e tutti i componenti di raccordo forniti con gli ammortizzatori. È sconsigliato qualsiasi intervento di saldatura o raddrizzatura su tutti i componenti di sterzo e sospensioni. Per cui pretendete che la sospensione in caso di malfunzionamento venga sostituita e non riparata. Ricordate di mantenere in forma la vostra auto, affidandovi sempre a officine specializzate e specialisti nel settore, diffidando da coloro che vi propongono lavori a prezzi fuori mercato. Buon viaggio!